Amici sportivi, siamo davanti a casa di Arianna Arado. Adesso suoniamo il campanello. Ciao, Buongiorno, ciao. buongiorno, Permesso. avanti. Vieni, mettiti pure di qua. Abbiamo portato un regalo. Grazie. Descrivici un po' questi ingredienti. Secondo te a cosa servono? Allora, così a vista d'occhio direi che ci si potrebbe fare del buon pesto. Esatto, proprio perché tu sei ligure. Descrivici un po' la ricetta, come lo faresti te questo pesto? Sediamoci se vuoi. Ah, ci sediamo. Allora, iniziamo partendo col fatto che io non ho mai fatto il pesto in vita mia. Mangiato tante volte, ma mai fatto. E, però, insomma, bisognerebbe. Intanto qua troviamo dei pinoli, del formaggio, basilico, Aglio, sì, aglio, l'occorrente c'è tutto. olio. Tu sai farlo? No, non l'ho mai Bene, fatto, però. neanch'io. Sì, dovremmo immaginare il pesto, insomma, come si chiama il. Non mi viene il nome, perfetto. Insomma, poi aggiungi il formaggio, l'olio, i Ma tu lo preferisci con o senza pinoli e. aglio? Perché io preferisco senza. Allora, a me piace anche con l'aglio, però senza, è decisamente più leggero, quindi anche durante magari una settimana dove hai gli allenamenti e vuoi mangiartelo per pranzo, è sicuramente meglio mangiarlo senza. Bene, ma raccontaci, tu come ti trovi qua a Castelnuovo, essendo passata da una città di mare a un piccolo paese? Come ti trovi? Allora, mi sto trovando bene, è un piccolo paesino sicuramente, però secondo me è ben posizionato, sei abbastanza vicino a grosse città, quindi in realtà è anche comodo se vuoi spostarti. Poi casa mia non è grossa, quindi non ero abituata diversamente e ho giocato 4 anni in un posto che più o meno era simile, quindi per me non è mai stato un problema abituarmi. Sappiamo che hai un fratello. Com'è il tuo rapporto con lui? Allora, mio fratello è più piccolo di me, però ci vogliamo tanto, tanto, tanto bene, anche se a volte facciamo un po' fatica a dimostrarcelo, bisticciamo, litighiamo e tutto, però siamo molto, molto uniti e poi non abbiamo vissuto dei bei momenti, quindi questi brutti momenti ci hanno hanno rafforzato il nostro rapporto e ci hanno unito ancora di più. Ma qual è l'angolo di casa tua che preferisci? Allora, il mio letto, Quello sicuramente, anch'io. il mio letto, ti porto a vederlo. Vediamo. Allora, questo è il salotto. Che bello. Questo è il salotto e devo dire che passo anche molto tempo sul divano, come un pomeriggio tra TV, libri da leggere. Poi io ho anche questa passione, adesso mi è scattata la passione per l'uncinetto e la lana, quindi sto creando una coperta ora come ora. E invece qui ho il bagno. Posso vado. E questa qui è la mia cameretta. Che bella! Beh, possiamo dire che Arianna è una ragazza molto ordinata. Ma sì, di base sì. Decisamente. Ho qualche angolo studio perché nella mia giornata devo anche studiare, quindi Cosa studi di bello? psicologia, scienze tecniche psicologiche. Bello! Qual è la materia che non ti piace affatto studiare? Ho odiato psicologia sociale, però il resto in realtà mi piace molto. Bene. Sì, qui ho alcuni ricordi con le persone a cui voglio più bene e me le porto ovunque, in tutte le parti d'Italia in cui vado, mi porto queste foto. Hai un rito scaramantico che fai prima di ogni partita? No, rito no, però indosso sempre gli stessi pantaloncini sotto i pantaloncini, lo stesso reggiseno sportivo, le calze, quelle sì, quelle non cambiano mai. Bene, Arianna, noi ti ringraziamo per averci accolto in casa tua ed è stato un Grazie piacere. a voi, è stato un piacere.